Prima volta che lo vidi arrivare, arrivava dal lungomare, faceva un freddo bestiale, aveva anche nevicato e lui praticamente arrivava tranquillamente, così tutto nudo, ancora bagnato e non solo, aveva addirittura dei ghiaccioli che gli ripendevano dalla barba, dai capelli, perché eravamo proprio qualche grado sotto zero. Ero molto piccolo, mi ricordo che stavo nella zona scolare, in questo quartiere di San Benedetto. E i miei genitori facevano spesa, lasciavano la macchina in seconda fila e io sempre dentro. E lo vedevo passare, erano mesi freddi, forse dicembre, febbraio. E a quel tempo, un bambino come ero fissato, ero rapito da quello che vedevo in televisione, i supereroi, Goldrick, queste cose qua. E quindi era l'immedesimazione di un supereroe. Perché non era possibile che tu vedevi una persona che stava col costume, tutti che sentivano freddo e lui che passava. Questa cosa ha lavorato nel cervello tanto. Si nasce nudi e si muore vestiti. E Massimo era l'incontrario di tutto. È nato nudo e voleva continuare a essere nudo per tutta la vita. Qui all'epoca c'erano molti cani randagi. Avevamo un informatore segreto che ci avvertiva, che lavorava presso il mattatoio, quindi veniva qui, ci avvertiva che sarebbe arrivata la calappia cani, quindi noi prendevamo tutti questi cani, li andavamo a nascondere all'ex galoppatoio, li mettevamo dentro i box dove tenevano una volta i cavalli e quindi i cani ogni volta venivano salvati. E il cane che aveva Massimo, noi l'avevamo chiamato Cookie. Lo prese con lui fino alla fine dei suoi giorni, il cane so che è morto in lieta compagnia, con un altro nome, se non sbaglio Tabi, un nome del genere. Però ecco, era un cane, a noi faceva piacere incontrarlo con quel cane perché era un dono che gli avevamo fatto noi. Noi trasmettevamo a Radio Ponte Marconi e nel periodo fine 78, primi mesi del 79, durante l'inverno, ci inventammo io ed altri, ci inventammo una trasmissione di cui tra l'altro non ricordo nemmeno il titolo, ma era una trasmissione dedicata ai personaggi di San Benedetto. E invitammo Massimo in studio, con la massima tranquillità venne e incominciò a raccontare un po' la sua storia, incominciò a raccontare un po' il suo modo di essere, così. E poi oltre la metà della trasmissione arrivò in studio una telefonata di Benito che c'aveva la tavernetta che stava lì all'inizio di Via Tibullo, ci invitava ad andare da lui e propose una scommessa. Massimo avrebbe dovuto e avrebbe potuto mangiare qualsiasi cosa avesse voluto, però poi alla fine, parliamo della fine di gennaio, quindi insomma freddo molto molto forte. E alla fine della cena Massimo si sarebbe dovuto buttare in acqua, insomma fare le cose che normalmente faceva senza cena, no? In scommessa. Persona molto affascinante fra l'altro, perché a volte capitava di vederlo in giro magari vestito con il frac che gli donava tantissimo, con il suo bel cilindro in testa, diventava quasi una persona veramente molto molto gradevole da guardare. Alla fine della trasmissione andammo tutti quanti alla tavernetta, eravamo circa 7-8 persone, con Massimo insieme a noi. Benito ci elargì qualsiasi ben di Dio all'interno della tavernetta ed era verso le 2 più o meno quando andammo alla tellina. Con un freddo tremendo, lampioni non ce n'erano tanti, Massimo incominciò a dirigersi verso la battigia, incominciò a rotolarsi per terra, si buttò in acqua, c'erano bei cavalloni. Ma
lui diceva che era solo una nostra immaginazione, che il freddo e il caldo non esistevano assolutamente, erano solo un oggetto di una nostra immaginazione. Non si vedeva quasi niente in riva all'acqua. Allora io a quell'epoca avevo la due cavalli, preso la due cavalli, la portai all'inizio della spiaggia, lì alla fine del lungomare, insomma sul marciapiede, regolai i fari e illuminai un po' a malapena, insomma, la battigia, e ogni tanto si vedeva Massimo in mezzo ai cavalloni. Questo durò circa 20 minuti, una mezz'oretta. Dopodiché uscì dall'acqua, si fece i suoi bagni di sabbia alle 3 di notte e poi si fece la doccia. E a metà degli anni 80, con un negozio allora molto di moda, il siciliano, che vendeva jeans, e perché non facciamo la pubblicità, rivestiamo Massimo. Sono andato a incontrare Massimo e l'ha presa con un discorso con gli arbitri. La domenica andai a vedere la partita al Ballarin, perché si giocava ancora al Ballarin, e fu dato questo giornalino, che all'epoca sportivo, e tutti quanti rimasero un po' meravigliati di questa pubblicità di Massimo. E più che vedere la partita si discuteva che Massimo vestito. All'inizio c'erano molti curiosi, molte persone allibite, poi ci siamo quasi tutti abituati nel vederlo, era normale vederlo così, anzi se capitava un periodo che non si incontrava Massimo per strada per qualsiasi motivo, magari non era qui o cambiava strada, non ci si incontrava, ci preoccupavamo per lui perché magari temevamo per la sua salute, visto che insomma le condizioni in cui viveva erano un po' strane. Massimo poteva sembrare matto, perché c'aveva questo atteggiamento molto fuori da qualsiasi convenzione, ma avendoci io parlato diverse volte, soprattutto nel momento in cui ci fu questa trasmissione, venne fuori una persona vera. Beh, le persone estrose sono sempre quelle che, diciamo, a distanza hanno ragione loro, insomma. Cioè noi vediamo il mondo all'istante, loro lo vedono in proiezione. Massimo chi era? Massimo era sicuramente una persona che ad oggi passerebbe inosservato, direbbero è un pazzo, la gente riderebbe. La differenza è che a quel tempo c'era rispetto per una minoranza, cioè per un modo di vedere la vita che era differente da quello degli altri, soprattutto perché non c'era uno standard. A un certo momento ebbe un problema con un vicino, insomma si arrivò ad usare, diciamo così, un coltello nei confronti di uno stesso abitante della Scala dove stava lui. E da quel momento in poi, a quell'epoca si parlava di tentato omicidio, cioè insomma Massimo che faceva un tentato omicidio per noi era una cosa fuori da qualsiasi schema, da qualsiasi ipotesi. E invece sembrò che fosse questo proprio il motivo per cui Massimo a un certo punto non si è visto più. Dopodiché, in effetti, dopo questo episodio di Massimo non si è più sentito parlare e né tantomeno si è più visto in giro. Mi sono chiesta tante volte che fine possa aver fatto Massimo, sia io sia con i miei amici, perché un personaggio come lui, che ci ha abituati alla sua presenza, così sparire all'improvviso ci ha fatto porre veramente molte domande. Ed è sparito misteriosamente, così come era misterioso lui, perché lui ha sempre vissuto molto in mezzo ai misteri. Nessuno ha mai saputo veramente chi fosse Massimo, che cosa possa aver passato veramente. Un anno fa eravamo al Jonathan e stavo proprio pensando al mare, stavo proprio pensando a Massimo, e c'era il chitarrista che stava improvvisando una cosa. E se non che ho detto, questa sarebbe perfetta, sarebbe una canzone perfetta per dedicarla a Massimo. Se non che poi dopo il testo è stato immediato. Il mare a dicembre è un biliardo di ghiaccio e per buttarsi ci vuole coraggio. La sabbia si copre di gelo nostrano, la neve ti abbraccia come un asciugamano. Voglio incontrarti ed offrirti un caffè con panna e parlare con te degli anni 70, degli anni 80. La vita era molto meno statica, la vita era molto meno apatica.
E voglio dirti della volta che camminavi in costume per le vie del centro e delle cose che nell'io bambino mi hai lasciato dentro, perché questa città è solo molto cinica. Massimo è l'uomo termico. Beh, ho subito una metamorfosi, mi sono fatto la barba e i capelli. Sono stato a Helsinki, a Dakar, a Parigi, a Madrid, la Costa Azzurra un pochino, ma poi di più no. Quando stavo a Roma, all'INAIL stavo impiegato. Poi ci siamo trasferiti a San Benedetto perché mia madre era ascolana, è deceduta, era ascolana. E così ho dato via libera alle mie tendenze. Ma neanche i cani potevano competere, c'erano tutti due, entravano in acqua con me, dopo qualche minuto se ne uscivano. Sempre nudo, con la pioggia, con la neve, le ore in acqua, organizzavo le cene sotto digestione, coperto da ghiaccio, da neve, ma ne ho combinate. Massimo non sente freddo, anzi mai freddo. Io sono Massimo, non voglio dire. Sono per natura modesto, quindi. Sempre imitato, mai uguagliato, irripetibile. Oh, ma l'ho fatto per 20 anni, ma lo volete concedere un po' di relax? La neve ti abbraccia come un asciugamano. Voglio incontrarti ed offrirti un caffè con panna e parlare con te degli anni 70, degli anni 80, nella Riviera Adriatica. Nella Riviera Adriatica. La vita era molto meno statica, la vita era molto meno apatica.